ACP. È un luogo che si definisce da solo, per le sue mura, per la presenza di cancelli, reti di recinzione e assenza di collegamenti con l'esterno. Tutto ciò, urbanisticamente, socialmente e culturalmente, di fatto definisce e classifica il concetto di ghetto. Vivere cioè separati dall'altro, dall'esterno. Si creano quindi meccaniche di auto-isolamento, di auto-organizzazione. Si struttura un linguaggio con dei modelli molto precisi e severi. Sono modelli assolutamente indipendenti dalle istituzioni. La comunità ti permette di camminare insieme, no? Gesù Cristo ci dice portate gli uni i pesi degli altri. Se io non faccio comunità, come faccio a conoscere quali sono i pesi degli altri? E soprattutto è difficile essere felici quando tutti intorno è infelicità. No, cioè bisogna anche condividerlo, spenderlo con gli altri, no? Sì, ma non dobbiamo farci sopraffare dallo scoraggiamento, perché l'infelicità viene dallo scoraggiamento e dall'incapacità di poter realizzare. Ma noi sappiamo che mettiamo a frutto le nostre forze, ma non solo le nostre forze, le nostre capacità che, insomma, dal punto di vista cristiano, ecco, realizzeranno qualche cosa, no? La forza di Dio unita alla nostra buona volontà. Quindi se noi non ci stancheremo mai,
a prendere il detrito è stato sconfitto. Ma lei come diceva stamattina? Lei come diceva stamattina nella sua predica? Ho percepito un piccolo passaggio dove chiedeva un impegno reale, mettere il dito nell'acqua fredda. Sì. E su che cosa si basa l'impegno della comunità, di questa comunità? Ma praticamente il servizio. Il servizio, cioè non possiamo intendere noi la nostra fede come, ecco, io vado a messa come se andassi a vedermi un film, dopodiché mi porto per la settimana il ricordo di quel bel film che ho visto senza rendere partecipe nessuno, comunque senza aver recepito il messaggio che quel film mi dava, no? Quindi celebrare l'Eucaristia, logicamente spezzare il pane, ascoltare la parola di Dio, pregarlo, rendergli grazie, ma è anche un impegno nel servizio. Si ama Dio, ma anche l'amore di Dio deve estendersi verso i fratelli, cioè l'amore verso Dio si concretizza poi nell'amore ai fratelli. L'amore ai fratelli significa servizio, quindi mettere il dito nell'acqua fredda in questo senso, no? Io non voglio dipingere, come diceva prima, il diavolo più brutto di quello che è, ma esistono anche bisogni primari nella contesa del cosmo, poi c'è il cibo, la casa. In questo la parrocchia si è fatta carico di istituire un centro, l'abbiamo chiamato Centro Amico, che è collaborato dalla Caritas Diocesana, quindi dal Vescovo, collaborato dal Banco Alimentare, e in questo centro lavorano 12 parrocchiane. La comunità di San Cosmo, nella persona di Don Mario, si attende molto dai contratti di quartiere. Io di questo conosco poco, però lei certamente tanto, e vorremmo capire questo, sapere se in effetti dai contratti di quartiere San Cosmo, la comunità IACP per intenderci, se quella comunità ne riceverà beneficio. San Cosmo non è né la vecchia frazione, la zona residenziale, prima era una frazione staccata dal centro, poi è diventata una frazione che andava a ricongiungersi col centro attraverso una fascia di zona residenziale, e poi è stata inferta una ferita nel tessuto urbano. Quindi San Cosmo diventa molte cose. Il problema di San Cosmo è che rappresenta molte cose, e io comprendo perfettamente Don Mario nel suo tentativo di mettere insieme una comunità parrocchiale che sia tutte queste cose, affinché non vi sia all'interno una distinzione, e ognuno degli abitanti di San Cosmo deve potersi sentire rappresentato in quella comunità. È una cosa difficilissima, passa più dalla educazione di grandi e piccini che da infrastrutture. Le infrastrutture però sono necessarie, per contratti di quartiere arriveranno, se sarà finanziato come pare, come tutti ci aspettiamo, perché non fa altro che sanare la ferita dal punto di vista urbanistico e delle infrastrutture. E io mi auguro che si sia così posto termine ad agireare ad un vizio a monte di collocare zone urbanizzate di edilizia residenziale pubblica senza alcun collegamento e totalmente sconnesse rispetto al tessuto urbano, perché queste cose nascono e purtroppo progrediscono in negativo proprio perché vi sono a monte delle scelte urbanistiche sbagliate, perché anziché un quartiere vero e proprio all'interno della frazione fossero state fatte scelte assolutamente diverse, diciamo che San Cosmo IACP, per intenderci, non sarebbe stato così distante non solo culturalmente ma anche dal punto di vista proprio urbanistico, e si sente distante anche dal punto di vista proprio del sentimento che lega gli abitanti della zona. E allora la riqualificazione con il contratto di quartiere giova intanto a sanare una prima ferita, ma non basta.
facendo io, quando non arrivavo proprio a bagnarsi completamente. Ma assurda, faccio la vita la nuova. E infatti, arriva con te, cosa va? Polizia! Perché qua a terra noi siamo le spesse completamente. Vedo dopo lei, in base a lei, quando ho messo il nero nel contatore generale, e quando non si bagnava, quando si stava il terremoto, nel qua, in andare via. Perché quando si è distaccato, abbiamo un po' di paura. Dal terremoto? Sì, allora sì, andiamo proprio dal terremoto. Poi tu faccio vedere l'inciata da panna una ruota, che deve da panna e si vita. L'inciata, dai, vieni. Acqua, l'assistenza del cavolo. Tutto già tutto bagnato. Ma è sempre così? No, visto che c'hanno queste qua che sono fu la prima volta. Però più avanti non lo so. Ora tipo andava una mansione qua. Ma non apparato, sacco. L'unico tombino che funziona, vedi che avevi sti da faccia. Tutto altro, doppate, rina, peso, cose. L'unica cosa che funziona è come da fare. Ho capito. La funzione che ha avuto un marca, dice. Piccerite, cose. E me ne immagino. Sono questi, quasi nulla. C'è stato un cristiano, faccio vedere, mi schieno. A portare il bambino. Ah, sì. Poi non è vigile, non è così, non è stato niente. Ah, insomma, non è vigile. Tutta la stessa. Tu quanto tempo ci stai qua? Ah, io... Quanto tempo ci passa questa cosa? Niente, solo per dire, ma noi c'ho i carri di tornare a casa. E quando dormi stai a casa, non esci? No, io non esco. Cioè esci e stai qua, San Cosmo, oppure te ne vai dal cereale? No, dai cereale. E i ragazzi invece si stanno qua o vanno dal cereale tutti quanti, al centro, diciamo? Cavolo, parlano con lei, cavolo, non esce a nulla. Per dire, perché per dire a me non mi interessa per dire che non c'era gente o meno. Cioè, non esci, buongiorno, buonasera. C'è una situazione... Esatto, no... Io abito qua per dire perché abito qua giustamente e uno già questa buona perché non capisco dire qua veramente non ci vuole stare poi c'è la casa ma no, perché c'è la casa e poi buono ma per poveresto e cioè... per dire perché se mi schietto per dire che mica succaramo casa perché non per dire io voglio solo male per dire ma non vuoi per dire a casa affettata ma non vuoi a casa popolare una casa sola su un ciapo se mangiare pane e carne mangia pane e cipolle ma almeno per dire o no. Sapa per dire come si affitta una casa sua e non c'è un bate a nessuno. Ma tu non la volessi affittare? Io non mi volessi affittare la casa. Lo capisco. Bravo, io non ma. No, se puoi scegliere la zona per esempio di Acireale. Che tu la puoi scegliere. Vabbè, ma poi. Piacere 12, io vorrei scegliere. Là. Sì, ma però parlando con lei non posso decidere per dire che voglio che sono schietto. Certo. Domani per dire che avessi una famiglia per dire. Che è così, ma la polizia com'è a San Cosmo? La polizia gli ha detto da munizio, sapevo quando è auto. Ora per dire non sta bene, non per dire niente, ma sapevo quando è auto. Sì. Sono come che ne cassonette. Ci sono tante, quanta gente ci ha? Ce ne sono tanti palazzi, ci saranno almeno. Sì, è dessuta. Migliaia di persone. Ma la farmacia c'è qua dentro? No. No? Posto di pronto soccorso? Niente, non c'è niente. Ma la farmacia sì, no, no neanche. A più vicino la farmacia è la Coccinella. Il più vicino al supermercato è la Despa. Non è che c'è granché. Però vengono a chiedere i voti, in questo caso. Sì, questo sì. I voti. Ci stai dicendo che io mi ho cucco sull'amo casa. Aiuola pulita durante le elezioni, va? No. Quella è una aiuola pulita durante le elezioni. E oggi fa schifo. Quale aiuola dice? Sì. Chi? Ma c'è un gambetto di gatto, ce l'hanno per la stessa guarda. No, dove è abbastanza brutto. Lo giuro da banco. E poi c'è il chiddo della parrocchia. Quello là è diciamo buono. Giusto? Mi pare è fatto nuovo però. Io già provato dalla parrocchia, no? E non ci può andare nessuno. Ci può dire se ci va, certo. Però in ogni caso vedere in ciocquattere. Mette per la sportiva più piccerite per giocare. Non è sicuro. Ma gente che viene a giocare con i bambini, pagato al comune. Ma pare fosse una volta c'era, non ci sarà stato. Forse. Sì, una volta c'era. Che mandava la parrocchia fosse. Una volta sì. No, da cielo. Ora però non lo so più. Sanguoio, Mario. Sanguoio. Manca una palla. Manca la cane. E manca gli altri. Manca la cane. Sanguoio. E di notte è sicuro? Ma non lo sappiamo.
Noi cosa sappiamo se sia sul muro? Adesso vado a vedere pulito perché c'è full l'incendio. Adesso lo vedo. Cioè sta parte qua. Da banna no, perché da banna ci sono io. Ma tu sei a tendere, eh? Sei già sempre a tendere. Sei da banna? Sei un eccessivo tende. Diciamo il cane. Quanto è grande? Due vari. A vedere. Luoghi degradati e anche paradossalmente c'è poca richiesta di servizi anche in maniera ufficiale, quindi anche attraverso le varie istanze che propone la legge, ma quindi anche attraverso la figura del difensore civico. Lei ha svolto questo ruolo per diversi anni ad Acireale e noi saremmo interessati a capire dai residenti di San Cosimo quali sono e se vi sono state istanze nel suo ufficio. Sì. E il mio mandato è durato 5 anni, quindi ha avuto inizio a fine 99 e si è concluso ora, quindi settembre 99, ottobre 99 si è concluso ora. Io ho ricevuto nell'arco dei 5 anni 14 richieste di intervento. 14 richieste di intervento che hanno riguardato per lo più questioni basilari della vivibilità di un quartiere. I procedimenti hanno riguardato a volte la pubblica illuminazione, quindi lo stato della pubblica illuminazione, in particolare via degli Ulivi, via Chiusi, e ricordo nello specifico che si tratta di impianti abbastanza vetusti, per cui anche gli interventi che vengono fatti sulla sostituzione delle lampadine non risolvono il problema in maniera definitiva, nel senso che questi impianti andrebbero totalmente rifatti. Anche la via Villalba ha avuto problemi di illuminazione. Altre questioni hanno riguardato la sicurezza pedonale e veicolare, in particolare è tutta una zona che parte da via Cervo, via Telegrafo, via Sturzo e Monetario di Florestella, quindi che sono un po' ai margini, credo, di questa zona, sostanzialmente una zona nuova anche dal punto di vista della realizzazione delle strade, ma abbiamo grossi problemi sia sotto il profilo della segnaletica, sia sotto il profilo delle strisce pedonali. Abbiamo problemi relativi a zone dove mancano o sono assenti o sono troppo stretti i marciapiedi. Tra l'altro vengono segnalate, anche se non direttamente nelle stanze, ma quando parlavo con i cittadini, che in alcune di queste strade si svolgono addirittura di notte delle vere e proprie corse con mezzi, motorini e autovetture. Ancora un'altra istanza relativa alla segnaletica per la via provinciale Santa Maria Malati e più in generale per la frazione San Cosimo, vengono segnalate ancora situazioni di difficoltà per quanto riguarda le fognature, caditoie e caditoie, cioè praticamente vi sono molte zone che si allagano quando in occasione delle piogge. Abbiamo avuto anche delle richieste di intervento per la situazione della raccolta nel terzo urbano, posizionamento di cassonetti, pulizia dei cassonetti, mi sembra che ve ne sia un'altra anche in relazione quindi alla raccolta dei rifiuti, inadempienze segnalate segnalate ai cittadini per la raccolta dei rifiuti. Un'altra questione che ha riguardato la viabilità è il problema dell'allargamento della via Villalba, che è una vecchia questione derivante dal fatto che probabilmente la zona, quando furono previste queste opere di urbanizzazione, si procedette con una certa confusione, e la deformazione del manto stradale di questa stessa via Villalba. Acesi, in cui maggiormente si avverte la dimensione di periferia,
nel senso di marginalità sociale, nel senso di periferia, di degrado fisico anche. Il tutto si traduce in una condizione anche visibile, concretamente palpabile, di disagio nelle persone, nei comportamenti, nei luoghi, che presuppone un'attenzione particolare da parte dell'istituzione. Sono almeno 9 anni che la comunità non è, come dire, amministrata. Io dico 9 anni perché è un dato che mi viene riferito dal parroco Don Mario, che da 9 anni sa che poche cose sono state mosse, sono cambiate. 9 anni fa c'era un'amministrazione dove lei era assessore. Avete fatto qualche intervento, faceva parte del vostro piano, progetto? L'amministrazione non ha avuto neanche il tempo di mettere in atto delle misure di intervento nelle periferie. C'era l'attenzione al problema delle periferie, c'era l'attenzione al problema delle frazioni, c'era per le mani una rielaborazione di piano regolatore che avrebbe dovuto e potuto anche interessare alla frazione Zangoschi, però l'esperienza è finita, come sappiamo, in breve tempo, e ancora prima che finisse ufficialmente, già insomma, da diversi mesi non c'erano condizioni, diciamo, operative. Se lei ha notizia di iniziative che l'amministrazione dell'Oz vuole mettere in atto per, diciamo, dare un po' di vivibilità a quel luogo? Per quel che ne so, ancora prima dell'amministrazione Galozzo, il commissario straordinario ha tentato di utilizzare gli strumenti dei contratti di quartiere, inserendo in uno dei contratti di quartiere un intervento su San Cosimo. Anche noi in quell'occasione abbiamo detto la nostra. Io credo che la metodologia che è sottesa a questo strumento dei contratti di quartiere sia la metodologia utile da utilizzare per un intervento nella zona di San Cosimo. Ovvero dovrebbe essere un intervento integrato che riguardi le questioni di carattere sociale, le questioni di carattere sanitario, le questioni legate alla sicurezza, le questioni legate alla scolarità, le questioni legate all'animazione della frazione, le questioni legate al recupero ambientale e infrastrutturale del quartiere San Cosimo. E questa metodologia, su questo piano, noi abbiamo fatto delle iniziative. Allora, quando si misero in campo questi bandi, noi abbiamo detto che sul quartiere San Cosimo bisognava intervenire con una terapia intensiva. San Cosimo risulta come un malato grave in cui bisogna intervenire tempestivamente e in una maniera intensiva. Evidentemente tutto questo passa per stabilire alcuni principi. Primo fra tutti, bisogna coinvolgere i cittadini in una programmazione che riguardi il recupero complessivo di quell'area, di quel quartiere. E ripeto, di carattere fisico e di carattere sociale. I cittadini devono essere coinvolti negli strumenti che consentono a loro stessi di decidere del loro futuro, degli spazi in cui vivono, di esprimere le loro problematiche, quali sono il disagio che vivono, e su queste emergenze, su ciò che emerge anche da quelle che sono le proposte da parte dei cittadini, intervenire da parte dell'istituzione e da parte della comunità. Quanto allaga sempre? Stamattina, no? Tutta sera. Stamattina, si allaga sempre. Ma però i bambini ti assalirono proprio, secondo tu? Sì, c'è una situazione terza. Allora, voglio dire, c'è una situazione terza, però i panettoni portiamo altre cose. E che cosa voglio dire? Se tu crei le condizioni però di decoro, è possibile, voglio dire, che limitiamo un poco questo. Però dal punto di vista dell'immagine esterna, l'apertura, strada San Gennaro, tu scendo dallo svingolo, dico, quello è stato anche un errore, perché lo svingolo taglia definitivamente fuori dalla città, dal contesto, voglio dire, quel quartiere, no? E quindi è una strada d'accesso decorosa sia dalla parte di San Cosimo che dalla parte dello svingolo, per aprire il suo quartiere, in modo che tu non ci devi passare per caso, devi scegliere di andarci, ma ci devi passare, e così via. Qui si allaga sempre, ci vuole l'intervento, e quando piove sale il ferro di fogna. Ci vuole una nave per camminare, ci vuole subito un intervento.
Però io pago da abusivo, giusto? Abusivo dal 19 al 2004, mese di agosto e settembre. Cioè, vabbè, 2009. Ma che c'è scritto abusivo? Certo, qua abusivo. C'è scritto abusivo, incredibile, troppo bello. Certo, c'è scritto abusivo, tutto abusivo che c'è. Io pago da abusivo. Io sto pagando da abusivo. Cioè, tu da abusivo paga una bolletta da abusivo. Cioè, c'è scritto. Pago da abusivo, sì, da abusivo, vedi qua. Ma anche la luce, il telefono, no, la luce. Chi ti paga un regolare? Chi ti non abusivo? No, chi ti sono? Vedi? 25,82 euro. Arcidiacono Mario, abusivo dal 19-2-2004, mese di luglio. 2004. Senso dell'appartenenza, per cui quel luogo non è solo un luogo per dormire e da cui scappare, ma è un luogo dove viverci, e quel luogo sarà sentito proprio da queste persone. È un lavoro difficile, un cammino molto molto lungo. Allora forse arriveremo anche con minori sforzi ad avere un maggiore risultato, però ci vuole la collaborazione di tutti, perché altrimenti noi non facciamo altro che giustificare comportamenti non ortodossi solo perché siamo in una situazione di degrado. Cannavò dell'amministrazione Garozzo, assessore allo sport, noi le vogliamo chiedere se, diciamo, nel suo programma, nel suo progetto amministrativo si può prevedere, diciamo, di organizzare in maniera un po' più funzionale gli spazi nel quartiere di ACP di San Cosimo. Sì, a me è onore del vero, il mio progetto è un progetto di tutta l'amministrazione, di un'amministrazione guidata dal sindaco Carozzo. Noi crediamo che a San Cosimo ci siano dei problemi di base, perché chi come me è nato in un quartiere popolare, vive in un quartiere popolare, sa regolare, sa soprattutto che questi scempi che sono stati fatti in passato non debbono più verificarsi, perché lo scempio che è stato fatto alla Ciplata, l'aggregazione delle case popolari, in via Wagner, in piazza Andre stesso e nella zona San Cosimo, io credo che sono scempi da condannare e da non ripetere, perché chi ha voluto negli anni mettere tutto in un posto questa abitazione popolare ha fatto un grosso sbaglio, anche perché alle strutture, alle abitazioni popolari non ha fatto seguire delle opere di urbanizzazione necessarie, come quelle che non esistono nella zona di San Cosimo, perché proprio là non esistono le strutture sportive, ma ancora prima le strutture sportive non esistono le strade, non esiste l'impianto di illuminazione, non esistono i servizi essenziali. E, ripeto, e di questo lo dico con fermezza e mi assumo tutte le mie responsabilità, chi ha fatto fare questo scempio nel passato ha fatto un danno a tutta la collettività. Si capisce chiaramente che il concetto di omologazione è in opposizione a quello di crescita, è un'antitesi. Omologare è in antitesi con crescere. Se il ghetto è tale per la sua chiusura, la prima cosa da fare è togliere le sbarre, è ovvio, spostare ovvero un pezzo di città al suo interno, produrre cioè una sana contaminazione socioculturale. Sdoganare, aprire San Cosimo. Questa è una richiesta che viene oggi anche dalla comunità di San Cosimo, quello di aprirsi, di non avere cancelli, accessi. E vuole chiedere qualcosa all'amministrazione Garozzo, sì, visto la fiducia che lei ha consegnato, sì, visto che questo è un suo tema, vuole fare valere quei 2000 consensi io per San Cosimo? Ne ho anche in altre occasioni parlato con, non solo con Garozzo, anche con Garozzo, con molti.
perché ritengo, anzi, io scusa, ho parlato proprio con Galozzi, gli ho detto se fosse stato io il sindaco, sarei andato con la ruspa a demolire il muro sul lato sinistro, perché mi pare che dall'altra parte c'è solo campagna e quindi sarebbe possibile senza creare, diciamo, problemi particolarmente gravi. E poi naturalmente dovrei aver cercato un accordo con i proprietari per evitare di sembrare diciamo il Dio vendicatore, e proprio per dare un segno immediato di attenzione nei confronti di San Cosmo, di quella realtà e al tempo stesso di tutte le realtà che diciamo sono un po' di emarginazione che esistono nel nostro territorio. Quindi, e poi tentare di trovare uno sbocco sul lato sud, in modo da consentire a questa, che finora è una sorta di sacca tumorale, a questa realtà territoriale e umana di integrarsi con la città, di avere strade di accesso, di scambio, strade attraverso cui si può, anche non volendo o non dovendo andare in quel luogo, si può passare, si può, diciamo, accedere per magari evitare il traffico di altre strade, per evitare l'ingorgo in determinati punti, per attraversare queste zone e quindi restituirle ad una condizione di esistenza in vita, esistenza alla vita sociale della città di Acireale. Alzare il coperchio. Dai DS che mi hanno detto alcune cose rispetto a questo. Cosa sappiamo di questo contratto di quartiere? Ma il contratto di quartiere è un'opportunità di investimenti che verranno fatti in termini anche infrastrutturali e strutturali all'interno di un ambiente, di un territorio che ha delle particolari situazioni di degrado, per cui alla fine certi territori vengono selezionati all'interno delle realtà comunali. Si partecipa chiaramente a delle procedure che vengono messe in questo caso in atto dalla Regione Sicilia e si ottengono i finanziamenti per specifici interventi. Questi specifici interventi che possono attenere all'asse viario, alla piazzetta, alla iola, alla cosa, alla fine cosa rappresentano? Rappresentano, se non rimangono le classiche cattedrali nel deserto, perché poi non sono neanche grandi cattedrali nel deserto, sono interventi, rappresentano il momento di ponte, diciamo, tra chi è, rappresenta la pubblica amministrazione e chi vive nei quartieri più periferici o bar più degradati, in questo caso più degradati, della realtà comunale specifica, nel caso di Cireale, San Cosmo, altro non è che il nostro buco nero, no? Il nostro meandro inconfessato, perché è un posto dove ogni cittadina cese dovrebbe passare tendendo solo per dire devo avere vergogna di quello che io sono perché esiste una realtà di questo tipo. Cosa prevede il contratto di quartiere? Per San Cosmo il contratto di quartiere prevede la possibilità di poter andare a riqualificare le strutture murarie, chiamiamole così, delle abitazioni di edilizia popolare che sono più degradate. E prevede la possibilità anche di un degrado delle iole, del verde, che poi sappiamo che è quello che dà anche la misura della dignità di una popolazione residente in un dato luogo. Prevede la possibilità di evitare che il ghetto sia ghetto, perché poi il ghetto è tale quando ci sono i muri che ti delimitano, no? In pratica per entrare in questo quartiere a San Cosmo c'è di fatto solo una strada, la possibilità di
collegarsi all'intero territorio, quindi di non essere una parte isolata, anche qui sul piano psicologico, culturale, è importante che ci sia una strada di diretto accesso alla via Cristoforo Colombo e una strada di diretto accesso a altre strade con la strada provinciale. Quindi la possibilità di avere delle rotatorie che permettono questi congiungimenti e la possibilità anche di rifacimento dell'intera strada, perché le strade anche lì sono tutte disastrate. Ovviamente fattori importanti sono poi due: quello di dotare la struttura del momento ricreativo, quindi di partecipazione pubblica, che può essere una struttura sportiva, che in questo caso avrebbe un valore educativo e formativo notevole per i figli, i bambini, i più giovani che vivono in quel quartiere, spesso senza speranze di collegamento se non quello scolastico quando la scolarità esiste, che in questi quartieri è più a rischio chiaramente, e poi la possibilità che nuovi immobili vengano realizzati, anche questo fatto importante, ma nella logica di vedere questo come un quartiere vivo, quindi partecipato, e quindi si pensava anche alla possibilità di andarci a allocare degli uffici, per esempio gli uffici della IACP, perché è chiaro che i contratti di quartiere vivono la possibilità di poter godere di questi finanziamenti straordinari in virtù della loro tipicità, cioè di essere in presenza di un contesto urbano frutto ovviamente di interventi della IACP e quindi di edilizia popolare. Io, come ti dicevo, abito a San Cosimo, però non vivo a San Cosimo, vado solo per mangiare e dormire, perché la realtà è quella che probabilmente bisognerebbe impegnarsi un tantino forse dentro per migliorare la situazione. Comunque i problemi che io rilevo sono quelli fondamentalmente di emarginazione sociale. C'è la gente che è povera, cioè nel senso che è povera, non può fare la spesa, o se la fa con grosse difficoltà. Io dico che alla fine un bilancio sociale si può anche pensare per aiutare questa gente. Un bilancio sociale lo possiamo anche fare, però se parliamo di povertà, vedete che è distribuita in tutta la città, soprattutto nei quartieri evidentemente, non è un fatto solo di San Cosimo. Se nella mente di tutti ci fosse proprio questo interesse al bene comune, e allora diventerebbe il bene comune un elemento di unitarietà e quindi di condivisione. Facendo il sindaco ho conosciuto un pezzo di città che non sapevo che esistesse. C'è la gente povera, c'è povertà. Ecco, ed è una grande scoperta, ma come non si è accorto nessuno? Guardate che facendo il sindaco ci si accorge di una povertà che spesso agli occhi dei più, perché io ricevo tutti, e quindi vedo le persone che hanno bisogno, e c'è una parte della popolazione che è stata di povertà. Io credo che chiunque, qualsiasi amministratore che ha la voglia di far politica, di essere impegnato, di gestire il potere, no? Dovrebbe avere in una ottica di intelligenza politica e lungimirante, dovrebbe avere l'interesse a un progressivo e continuo miglioramento. Ragazzi, io posso dire questo, vi auguro un grande in bocca al lupo. Io come voi vivo in un quartiere popolare, ognuno di noi sappiamo i disagi che abbiamo, però solo con la grande forza di volontà e con l'entusiasmo che aiuta chi ha le difficoltà si riesce a superare i problemi. È chiaro che noi per prima cosa ci attendiamo una proposta dall'amministrazione comunale che oggi, tra virgolette, lucra il vantaggio di questi interventi che sono legati ai contratti di quartiere, sempre se saranno finanziati, speriamo che vengano finanziati. Io credo che il problema di San Cosimo non si risolve in un giorno, perché non è un problema urbanistico ed urbanistico soltanto, non è un problema, diciamo, che attiene ad una branca dell'amministrazione, per cui in un giorno o in un anno, disponendo di risorse economiche, si risolve il problema. In realtà quello che hanno proposto loro è la sommatoria di una serie di progetti che servivano soltanto a recuperare alcune aree di interesse di alcuni personaggi politici locali,
Per cui, siccome le vicende del piano regolatore avevano impedito l'attuazione di alcune infrastrutture, si pensava che tramite il contratto di quartiere si riuscisse a realizzare queste opere. Quindi la logica era quella di intercettare i finanziamenti per realizzare alcune opere. I contratti di quartiere ci hanno consentito di progettare, quantomeno in atto sulla carta, il futuro di un quartiere che certamente deve essere recuperato, dove vi è molto degrado, dove abbiamo assemblato quello che io definisco, tra virgolette, il Bronx. Il progetto è stato in parte esitato dall'assessorato regionale ai lavori pubblici di Palermo, io lo seguì, lo dissi anche in campagna elettorale, in questo momento si trova a Roma, ho la speranza che un finanziamento ci possa fare sì che quella parte di Acireale sia integrata definitivamente nel tessuto sociale della nostra città. Ci vado per mangiare e dormire, questa è una frase che abbiamo sentito dai residenti di vario livello culturale, fra cui un dirigente di DS. Ci vado per mangiare e dormire. Ma qual è il senso della casa quando non può essere vissuta? Ovvero, ci vado per mangiare e dormire. Ogni residente dice questo, perché ogni residente di San Cosmo è costretto a vivere la casa esattamente come in un soggiorno obbligato. Se tu ci vai per mangiare per dormire, il padrone deve farlo, però sono convinto ormai che il quartiere per me è bello. È bello, però io poco alla fine tu parti da quel posto. Mario, tu devi partire sempre dal presupposto. Camiamo, chiama la gente. Guarda, proposte intelligenti.